Negli Stati Uniti la convention democratica incorona Kamala Harris, prima donna di colore candidata alla vicepresidenza. Seguiamo il corrispondente Dario La Ruffa. Il Partito Democratico americano tenta un passo in avanti, non solo tutti contro Trump, ma cosa proporre in alternativa alla politica di Trump con la candidatura a presidente di Joe Biden? Se ne incarica soprattutto Kamala Harris in corsa come vicepresidente, richiama l'unità per costruire sui temi del razzismo, delle donne, dell'immigrazione e dell'ambiente. Lottiamo con speranza, che responsabilità possiamo cambiare, conclude. Certo, i contenuti, ma la serata si snoda soprattutto sui personaggi. Li accompagna l'attrice Kerry Washington in ostentata capigliatura afro. Parla dalla sua casa di New York Hillary Clinton e tanto deve bruciarle oggi il ricordo della batosta subita da Trump 4 anni fa. Votate, prega, un Trump bis peggiorerebbe le cose, argomenta. Si spende a fondo per Joe Biden l'ex presidente Barack Obama. Votate, prega, soprattutto i giovani, parla dal Museo della Rivoluzione di Filadelfia. Il messaggio è: la democrazia è in gioco. Attacca Trump come mai prima, lavora solo per se stesso e i suoi amici, vive la Casa Bianca come un reality show, accusa. Ci vediamo sul campo di battaglia, ha risposto Donald Trump. È in coma per sospetto avvelenamento.